Una storia editoriale, la vostra, davvero molto importante e che può essere, insomma, anche da esempio per le nuove generazioni. Ritengo proprio che sia una storia unica in Italia, nel senso che è una storia nata 40 anni fa con l'apertura di un settimanale locale a pagamento e nel corso degli anni, nel corso di questi 40 anni, si è sviluppata fino ad arrivare a oltre 50 testate presenti in 6 regioni dell'Italia, del nord, tra cui la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, Valle d'Aosta, la Liguria e il Veneto. È un'esperienza che deve insegnare ai ragazzi giovani e la cosa entusiasmante e bella è che nelle redazioni, nelle ultime redazioni che stiamo aprendo, negli ultimi 12 mesi abbiamo aperto 10 testate nuove, sono presenti tante persone stagiste, tutti ragazzi giovani, e ragazzi laureati in scienze della comunicazione e ragazzi che grazie a noi avranno un percorso sull'aspetto editoriale della carta stampata. È logico che la carta stampata deve essere accompagnata anche dal mondo web, perché non possiamo nasconderci dietro un dito che esiste solo la carta stampata, ma riteniamo che la carta stampata oggigiorno abbia ancora un valore molto importante. Quindi la crisi dell'editoria non vi tange? Bella domanda, bellissima domanda. Diciamo che nel corso degli anni sicuramente ha avuto anche per noi un percorso, una discesa, ma non vi nascondo che rispetto ai quotidiani nazionali, quindi rispetto ai grossi editori, è stato un percorso meno e molto meno, specialmente sotto il profilo della pubblicità e anche della vendita in edicola. Facciamo dei prodotti completamente diversi rispetto ai grandi editori, per cui cerchiamo di differenziarci anche grazie al territorio che copriamo, sono sempre territori molto piccoli. Questo secondo me è il vero vantaggio dal nostro punto di vista. Il locale contro il globale, insomma, questo. Esattamente, esattamente. Direi proprio di sì, è l'arma, sì, vincente.